affrontare difficoltà e crisi e non spostarsi da casa. Oggi è possibile grazie al progetto di consulenza e sostegno psicologico a domicilio promosso dalla cooperativa IAI, una risorsa per i pazienti e per i loro familiari. Si rivolge a persone colpite da demenza, da Alzheimer o comunque da patologie neurodegenerative con graduale perdita della propria autonomia motoria. La possibilità di un supporto risulta necessaria oltre al fine di contrastare gli effetti negativi della patologia anche all'acquisizione di suggerimenti comportamentali da attuare per costruire una relazione positiva col proprio caro ammalato. Raggiungere il proprio domicilio a chi è impossibilitato ad uscire è spesso l'unica possibilità per rispondere ad un bisogno che altrimenti verrebbe inascoltato. Il fatto che la persona sia in una posizione di scarsa autonomia motoria non significa che l'unico servizio possibile è di tipo assistenziale per questa persona. Il servizio si rivolge anche a malati oncologici o che abbiano subito traumi ortopedici. Il sostegno psicologico potrebbe fruire un servizio per riorganizzare a livello emotivo ovviamente le proprie giornate e la propria vita. Come viene strutturato il servizio di sostegno psicologico a domicilio? Come ogni percorso di sostegno psicologico, anche il sostegno a domicilio è strutturato in base alle esigenze della persona. Il colloquio viene fissato tramite appuntamento telefonico, ha una durata di circa 50 minuti e potrà avvenire in una stanza scelta dalla persona, che però dovrà essere sempre la stessa tra un colloquio e l'altro. Inoltre è importante che la stanza venga tutelata il più possibile nei confini della privacy, quindi si suggerisce di silenziare comunque i telefoni, di non rispondere al telefono fisso in caso ci fosse o al citofono, e si chiede ai familiari o comunque ad altre persone presenti in casa di non interrompere la seduta. Anche i familiari possono essere coinvolti nel progetto di consulenza e sostegno psicologico a domicilio? Garantire un supporto anche al familiare è importante proprio per favorire un adattamento positivo del nucleo familiare alla famiglia stessa. Di conseguenza è possibile anche effettuare colloqui individuali col familiare. Per informazioni rivolgersi alla segreteria della cooperativa IAI in via Dante 209 a Cremona, telefono 0372 45 74 95 oppure inviare una mail a info@coop-pars.it.